Buongiorno a tutti, siamo qui oggi con un grandissimo ospite secondo me, e lui è uno dei più grandi campioni di calcio a 5 nella storia del campionato italiano, quindi averlo qui con me è una grandissima emozione, mi ha anche portato dei regali e quando dice però penso che non durerò molto. E lui ha tantissima esperienza, ha vinto ben 6 campionati, ha vinto un europeo nel 2003 con la maglia della nazionale italiana ed è nato a Belo Horizonte in Brasile, poi ha preso la cittadinanza. Io vorrei partire chiedendoti, siccome sei un giocatore di grande esperienza, insomma, giochi da tanti anni, di raccontare una storia a piacere sulla tua carriera, quella che ti piace di più magari. Io ho vissuto, sono quasi 20 anni già che gioco a calcetto e niente, ci sono una società che ho giocato, ho conosciuto gente diversa, quindi è difficile dirti proprio un posto dove è stato più bello, quindi tutta un'esperienza nuova, una squadra nuova, quindi sono felice per quello che ho fatto e cercherò ancora di fare il mio meglio. Tu hai sempre giocato a futsal o magari come tanti altri, come ad esempio Ricardinho, hai iniziato giocando a calcio e poi ti sei spostato? In Brasile noi sempre, tutti i bambini sognano in diventare calciatori. Il primo regalo che si riceve in Brasile è un pallone, quindi io ho cominciato con calcetto, poi dopo ho fatto un po' di calcio, però niente di serio, era per divertimento, poi dopo ho smesso per un po', poi a 16 anni ho ricominciato, però sempre calcetto. Ho giocato sempre a calcetto, quindi calcio pochissimo. Ricardinho, lui era stato scartato dal Porto a calcio, allora era venuto a giocare a Cruzeiro. No, ma neanche ci ho provato nelle squadre magari di nome, tipo Cruzeiro, Atletico Mineiro, che è dove abito io, ma non ho neanche provato. Solo calcio ho fatto. Sei tornato alla Lubarense per 3 volte, nel 2004, nel 2017 e nel 2014. In 2 di queste occasioni hai vinto il campionato. Ma come mai sei ritornato queste 3 volte? C'è quello detto, no? Un buon figlio sempre torna a casa, quindi il Veneto per me è stato sempre nella mia casa, anche perché ho giocato con la Marca, che era il derby contro la Luparense, anche quando c'era l'Arziano, che adesso è salito in Serie A. E ho una parte, direi, del mio cuore lì alla Luparense, perché ho vissuto tanto, una parte importante anche della mia carriera e sono felice e voglio bene, anche se a volte c'è qualche malinteso con Zaratini, che sono fatto come lui, però lo voglio bene lo stesso. E invece un'altra domanda sempre sulla Lubarense, com'è stato quest'anno superarla in finale con un'altra maglia, dopo anni che sei stato con loro? Quello che ho detto anche alla mia moglie, no? Che è stato veramente una stagione molto complicata, perché la cosa buona è stata fatta per cercare di vincere tutto, non siamo riusciti, però abbiamo proprio fatto tutto e ci è mancata la coppa. Però giocare contro la Lubarense, che come ti ho detto prima, un cuore, una parte del cuore non è stato facile, perché ho voluto andare via l'anno scorso per cambiare l'aria, anche perché in Abruzzo non sono mai stato, e è stato difficile perché sono uscito di là e poi magari si vincevano loro non avevano, poi alla fine ragioni più loro che io, capito? Invece alla fine invece sono, hai dimostrato che comunque sì. Lo scudetto va a te, negli ultimi 3 anni sì, è stato dai, così. E a proposito di questi ultimi 3 anni di scudetti, vieni da 3 scudetti con 3 maglie diverse. L'anno prossimo hai intenzione di rimanere all'Acqua e Sapone e giocare la Champions? Ti direi che all'Asti hanno chiuso le porte. Quella Lupanese è successo qualcosina che... E poi qui mi trovo bene, quindi non mi manca niente, il gruppo è fantastico, e un altro anno di contratto, quindi resto volentieri
insomma, come dicevo prima, sei nato in Brasile e poi sei venuto in Italia molto giovane. Ma che rapporto hai adesso con il Brasile? Un po'. ho vissuto più in Italia che in Brasile. Quindi mi sento più italiano nel senso che ho vissuto qua, ho conosciuto mia moglie, la mia famiglia, ho anche dei miei amici qui, quindi il Brasile per me mi piace tanto, però non lo so se tornerei a vivere. Anche perché la mia carriera sta per finire, presto finirà, quindi non lo so, forse resto anche qui, mi piace tanto. Ecco, insomma, come hai detto tu, ti senti più italiano che brasiliano e nel 2003 hai vinto un europeo con la maglia della nazionale italiana. Mi puoi descrivere qualcosa su come è stato vincere quell'europeo? Ma è stato emozionante perché abbiamo fatto a Caserta, un palazzetto che era strapieno, la gente, il futsal stava appena iniziando, a quei livelli lì, abbiamo vinto in casa con tutta la gente che dopo la partita sono entrati tutto dentro al campo. Ero giovanissimo, quindi per me è stata un'esperienza molto, molto bella. Hai fatto soltanto un'esperienza dopo fuori dall'Italia, alla squadra dove attualmente gioca Ricardinho, all'Inter Movistar. Come mai quell'anno hai scelto di cambiare? Io lì mi sono trovato bene, ho imparato tanto perché c'erano dei campioni, era la squadra più forte del mondo nell'epoca. E ti direi che non è stato facile cambiare area. Però siccome lì io sono uno che a me è indipendente dei soldi, a me devo giocare. Quindi ho una cosa dentro di me che io mi diverto giocando. Quindi. E lì all'inizio è stata dura perché giocavo molto poco. Poi dopo più o meno sono riuscito a trovare il mio spazio. Poi nel playoff ho fatto benissimo, segnato quasi tutte le partite fino alla finale della quasi. Quest'anno lo otterrà nella quarta. Io segnato in tutte le partite, non l'ho vinto la Liga Spagnola, però siamo arrivati in finale. E dopo di lì ho pensato adesso magari cambieranno le cose, poi nell'anno successivo giocavo sempre poco e mi ero stufato perché ho chiesto di andare via. Sei stato uno che ha segnato tanti gol in carriera, 44 con la nazionale italiana. Qual è uno molto significativo? direi questi nei playoff. Uno in particolare non c'è, però negli ultimi 9 anni sì, ho fatto dei gol bellissimi che a me ho tutti registrato, quindi non è che uno proprio. Posso dire di più il mio varico, mi fa tanto piacere, sono contento. Giocando in tante grandi squadre, hai giocato anche con tanti grandi campioni. Chi è il più grande di loro? Per me, che ho giocato insieme, sempre in tempo Movistar, c'era Schumacher, Daniel e Marquinhos. Quindi questi tre per me ho imparato anche tanto da loro, come loro mai visto. Invece uno contro cui hai giocato che ti ha particolarmente affascinato o emozionato o magari è stato difficile da marcare? Contro tu dici? Sì, contro. Io ho giocato con uno diversi, potrei dire una marea di giocatori equilibrati, ho giocato con Popper, ho giocato con il Brasile 5-6 volte, con Autobias, quelli là che sono un po' più vecchi. Ho avuto la fortuna perché essendo un po' più giovane nell'epoca, quindi ho avuto l'opportunità di giocare contro, di conoscere, c'è una marea, c'è Sini, c'è sa. Essere il giocatore più titolare insieme a Onorio della storia della Serie A com'è? 6 campionati sono da. No, per me è un onore perché sono avvicinato a 2 campioni, perché ho giocato insieme a tutti e 2, contro anche. E per me loro 2 sono il top. Top, sono molto contento di essere igualato a loro. Per me loro sono un idolo per me. Onore e onore per me come loro non ci sono. Il numero 15 l'hai indossato con molte squadre diverse, anche adesso all'Acqua e Sapone indossi il numero 15. Come mai questa scelta? Prima giocavo con il numero 6,
anche in nazionale usavi sì, quello, sì. Per diversi anni, poi dopo, se mi ricordo bene, la 8, non lo so neanche se ho fatto, se ho messo qualche 9, penso. E dopo 15, perché sono arrivata alla marca e c'era Fernando che utilizzava la 6, era occupata, allora dopo scegliere ho scelto la 15. Però è un caso un po' così, perché quando ho scelto la 15, poi dopo ho pensato, oh, ma 15 quale? Se fa 1 più 5 fa 6, quindi... Stato, quindi poi la devo sì. Anche alla Lubarenza. E poi, alla sì, e poi l'ho portato dietro, anche perché mi ha portato fortuna, e è un numero che non scelgo in tanti, quindi magari quando mi sposto riesco sempre a trovare il libro. Questa che ti sto per fare una domanda molto particolare. Nel calcio a 5 rispetto al calcio ci sono molte squadre che rappresentano il loro quasi quartiere o il loro comune piuttosto che una città intera. Per esempio la Lubarense non rappresenta una grande città ma rappresenta San Martino di Lubari, un piccolo paesino. Secondo te perché ci sono tutte queste squadre? Non ti so dire, forse perché nelle città piccole, comuni piccoli magari non c'è quello sport. C'è lo sport, ci manca qualcosa, capito? Forse per quello che nasce lì il calcio a 5. C'è un sport più piccolo e secondo me è questo il fattore. Poi certamente le città grandi, magari se c'è il Milan, poi se c'è anche il Milan di calcetto, magari viene seguito un po' di meno. Forse per quello che non ci sono. Ultima domanda. Sei quasi alla fine della tua carriera, l'hai detto anche prima. Dopo aver finito di giocare, vuoi provare anche ad allenare qualche squadra? È quello che mi dice mia moglie di fare, quindi io ti dico per adesso ho in mente di fare l'istruttore di palestra, di gestire una palestra, quindi al momento penso solo a questa cosa qua. Poi ci sarà un'occasione, non so se prendo idea, magari potrei fare magari un direttore. Insegnante sicuramente con i bambini, quello sì. Però a livello di fare direttore allenatore è da valutare bene perché non è facile, è molto stressante, soprattutto se hai una squadra, un gruppo dove ci sono vari campioni dove devi vincere, non è facile questo. Certamente, magari non proprio come allenatore, ma saresti una fonte di ispirazione per tanti giovani, avendo vinto appunto 6 campionati, 3 Coppa Italia, l'Europeo, tanti europei comunque. A me mi fa piacere essere all'interno di una società dove potrei essere una fonte di ispirazione, mi fa piacere. Perché no? Ti ringrazio, sei veramente. È stato un piacere davvero conoscerti, guarda per me. Scusa, che ho fatto sfruttare. Adesso ho portato un pantaloncino perché ormai le maglie non ci sono più. Magari l'anno prossimo quella sarà più bella, scusate, di Coppa Italia. Magari sì. Ti spedisco, dai, questo pantaloncino. Lo devi usare comunque. Sì, mi sta un po' grande, però penso che ci proverò. Grazie. Grazie a te. Figurati, sempre un piacere.